È avvenuta a Riva questa mattina alle ore 11 nel piazzale della comunità dell'Alto Garda, Eletro, la consegna ufficiale di uno speciale mezzo di mobilità gratuita targato Fiat per il trasporto di persone con difficoltà di movimento. La cerimonia ha visto la partecipazione di tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile l'acquisto del mezzo, del vicepresidente della comunità di Valle Carlo Pederniana e di Agostino Pariani, rappresentante della Onlus Trasporto Amico Solidale. L'iniziativa ha coinvolto una trentina di aziende, ditte e sponsor privati del nostro territorio, che si sono impegnati per rispondere ad un effettivo bisogno della collettività. La nostra associazione è nata nel 2009. L'intento, il progetto anche, è quello di trasportare tutte le persone che per una qualsiasi causa hanno difficoltà a spostarsi o muoversi nel territorio. In genere queste persone, come bacino d'utenza, le individuiamo nelle persone anziane, sole, abbandonate, ammalate, povere, disagiate, che non hanno nessuno e quindi che hanno difficoltà a muoversi nel territorio. La grande richiesta che ci viene attualmente da tanti anni di esperienza è sempre stata il motivo della salute. Perché? Perché quando si ha un pochettino qualcosa di più di un raffreddore e il medico di base ti stacca la famosa impegnativa, da quel momento cominciano i problemi. Perché l'impegnativo vuol dire fare degli accertamenti diagnostici migliori e questo vuol dire spostarsi, vuol dire raggiungere delle strutture ospedaliere che sono attrezzate con degli strumenti d'avanguardia tecnologica e quindi devono raggiungere questi posti. Se non hanno nessuno che li trasporta, il problema qual è? Prendono l'impegnativa e la stracciano, quindi non si curano. Quindi il nostro obiettivo, il nostro progetto, intende portare gratuitamente queste persone presso queste strutture e fare tutte le ulteriori diagnosi e indagini conoscitive. Dopodiché, naturalmente, noi li aspettiamo sul posto e poi li riportiamo a casa. Quindi andiamo a prelevarli a casa loro, le portiamo nella struttura individuata e consigliata e poi, aspettando la visita, alla fine della visita, le riportiamo a casa loro. Questo naturalmente gratuitamente. Oggi abbiamo consegnato finalmente questo mezzo al trasporto amico solidale, TAS, Presidente Dottor Pariani. Questo è un mezzo che è interamente finanziato dalle aziende del nostro territorio, aziende artigiane, industriali, commerciali, cooperative, tutte le tipologie. Questa è una cosa molto bella, molto buona, perché ancora una volta le nostre aziende hanno dimostrato quanto hanno a cuore il nostro territorio e la nostra gente. Per cui questo l'hanno fatto per un servizio importantissimo, perché è un servizio che va direttamente alla persona, perché questa associazione trasporta chi ha problemi di deambulare, che siano anziani ma anche non anziani che hanno avuto magari delle operazioni, interventi, andare magari a fare delle visite in ospedali a Rovereto, Trento, vanno anche fino in Valsugana, quindi un servizio essenziale soprattutto ad oggi che le famiglie purtroppo non sono più ampie come una volta e si fa fatica magari all'interno del nucleo familiare ad avere questo servizio. Ovviamente queste aziende vanno ringraziate doppiamente che non mancano mai di aiutarci, perché come amministrazioni pubbliche adesso siamo un po' in difficoltà a sostenere tutto questo volontariato e lo fanno nel sociale, lo fanno nello sportivo, sostenendo lo sportivo, nel culturale, quindi siamo veramente orgogliosi delle aziende che abbiamo nel nostro territorio. Si vede che hanno forte al loro interno anche un senso di responsabilità, quindi si raccoglie e anche magari con molti sacrifici comunque si riversa sulla comunità, sulla propria comunità, qualcosa di tutto questo, di questo patrimonio, diciamo. Quindi questi oggi è una bella giornata, la comunità, la sua parte era quella di essere promotore di questa iniziativa, l'ha fatto fino da quando è iniziato questa situazione, c'era qua il presidente Valandro, poi l'ho presa a cuore io perché c'erano stati c'era stato qualche problema con la ditta che aveva raccolto e ci siamo riusciti con la buona volontà, con l'aiuto dei nostri uffici, qui ringrazio anche il segretario dottor Coppa e la vice segretaria dottoressa Donatini che sono stati fondamentali per risolvere i problemi soprattutto burocratici per la consegna del mezzo. Quindi noi siamo contenti che oggi la comunità ancora una volta ha fatto qualcosa di importante. In questo momento abbiamo creato però una piccola spaccatura. Abbiamo degli accordi, delle convenzioni con qualcuno, mentre con gli altri cittadini no, non abbiamo niente. Per cui ci sono dei cittadini protetti e cittadini che ancora sono rimasti scoperti. Il nostro compito è quello di gioire, sì, di
per l'assegnazione del furgone, però gioiamo ben poco, perché adesso dobbiamo subito darci da fare per cercare di aumentare quelli che possono essere i potenziali utenti di questo servizio. Quello che noi riusciamo a ottenere è sempre comunque a beneficio e a tutela della salute dei nostri concittadini.